essere intervenuti dopo questo lungo periodo, per questi lunghi mesi di pandemia e di chiusura. Finalmente riusciamo a proporre Gianni De Luigi, che leggerà Svitkovitz. Alma Finalis, bisogna dire che quest'anno ha avuto un periodo aureo, anche per le giornate del FAI che si sono svolte in primavera con innumerevoli visite al cimitero, con le nostre guide super addestrate. E finalmente oggi potremo ricevervi in biblioteca per dar luogo a queste letture da Svitkovitz. Yosser Cover si rivolge a Dio. Dunque, per introdurre il discorso, intanto mi piace ricordare che Gianni viene da Venezia e Venezia ha un sottile filo che lega fino all'Emilia, perché era la Venezia, la piccola Venezia dell'Estensio. Quindi attraverso le vie d'acqua c'era un collegamento commerciale, ma soprattutto culturale, anche con le città venete e con Venezia. E non è un caso che il commediografo Carlo Goldoni, nelle sue memorie, citi proprio il suo ritorno alla sua Modena attraverso le vie d'acqua, attraverso il finale, attraverso il Panaro. Quindi, chi meglio di Gianni De Luigi, che ha fondato l'Istituto Internazionale della Commedia dell'Arte, può riallacciare, no, questo legame con Finale Emilia, no? Lui veneziano, di una famiglia di artisti, il padre Mario era un pittore dello spazialismo degli anni 50, insegnante anche all'Istituto di Architettura di Venezia, con Carlo Scarpa, con tutto l'entourage, diciamo, questa communitas della cultura veneziana, no? Con Luigi Nono, con Emilio Vedova. E quindi la sua ricerca, che conosco bene per la serietà e per l'onestà, diciamo, porterà ad esprimere questa lettura con la sua sapienza artistica. E lascio la parola a Gianni. Quando si finisce con sapienza è abbastanza dura parlare, perché i sapienti sono pochi. No, volevo solo introdurre un po' come mai la comunità ebraica, la Shoah e tutto quello che comporta il bene e il male degli ebrei mi ha portato, quando ho deciso di tornare a Venezia, io vivevo a Roma, ed è stato il colpo di Stato in Cile di Pinochet. Perché? Perché tutto quello che fino ad ora avevo letto era bello, perché in quel periodo, quando io ero a Roma, siamo negli anni 70, ci si incontrava con Pierpaolo Pasolini, perché c'era tutta una, ecco, quella comunitas importante di una città di Roma, come Samorante, con poeti come Sandro Penna, e tanti altri, la Cavalli, c'erano dei grossi personaggi. Noi eravamo solo degli attoruncoli giovani, noi parlo di chi come me faceva l'attore e veniva dalla scuola del piccolo teatro. E tornando da Roma, questo colpo di Stato mi aveva veramente ferito. Ma nello stesso tempo tutta la letteratura raccontava che tra l'Argentina e il Cile, ultimamente per chi ha letto un articolo sulla Repubblica, dove si è arrestato, è stato arrestato in Versilia un torturatore tedesco,
che aveva creato in Cile una comunità tedesca di torturatori nazisti, è stato arrestato solo adesso, nel 2020, in Versilia. E questo fatto che molti esuli ebrei, in particolare anche l'autore di questo magnifico libro, racconto, poema, Levinas lo suggerisce come salmo. Io trovo che va al di là del salmo, perché è una poesia in prosa di altissimo livello. È strano che si siano incontrati nazisti ed esuli ebrei tra l'Argentina e il Cile, e molti anche in Brasile. Mengele è stato più volte inseguito tra il Brasile, l'Argentina e il Cile, soprattutto nel Sud America. Perché parlo di questo, di questa parte di incontro tra ebrei e nazisti? Perché in Sud America arriva anche l'autore di questo libro. E questo autore è riuscito in un certo senso a scrivere, non trovo più gli occhiali, a scrivere qualcosa che non ha vissuto, eppure lo descrive così intensamente che questo racconto diventa un riferimento per i rabbini, i quali fanno molte volte delle citazioni di questo suo modo di vedere sia il passato della sofferenza e della persecuzione che hanno dovuto subire gli ebrei, ma soprattutto la vendetta. Gli ebrei si sono in un certo senso vendicati in qualche modo. È un sentimento che in fondo, guardando tutto il loro passato, il fatto che andavano nei forni quasi con canto muto, cioè affrontavano la morte quasi non con una forma soltanto mistica, affrontavano la morte come vita, e questo è la differenza con il nostro cristianesimo. La civiltà ebraica e la religione ebraica è vastissima, e quindi se mi inceppo qualche volta, in particolare perché mi intimidiscono i nomi ebrei. Mi intimidiscono perché è difficile pronunciarli, non si sa mai come pronunciarli. E stranamente poi, Zvi Kreuz, lui racconta di Varsavia, ma lui è lituano. Insomma, questo libro è un falso, non è avvenuto quello che lui racconta. Ma tutti, tuttora, continuano a girare intorno perché non vogliono ammettere che è un falso. E l'autore del libro, che poi racconta l'intervista che lui ha fatto a New York a questo Collins, è un'intervista dove lui rivela perché è un falso, e questo fa in un certo senso arrabbiare non solo gli ebrei, ma anche personaggi e autori come Jean-Paul Sartre, come Camus. Non volevano accettare che era un falso, era troppo alto e troppo, io spero di ridarglielo, ma è forse l'unico libro, a differenza della Divina Commedia, che si può leggere in silenzio. Quindi la mia lettura, io voglio leggervi tutte le pagine, anche se Alessandro era molto preoccupato, mi ha chiesto naturalmente dei piccoli pezzi.
No, mi leggo 29 pagine sperando di non annoiarvi e poi se qualcuno non ce la fa, dirà che non ce la fa. Non mi offendo se uno si alza all'improvviso perché proprio diventa troppo lungo. Ma per me è molto importante leggerlo tutto perché le note, io spero che poi voi acquisterete questo libro, perché è un libro di educazione alla vita, pur raccontando la morte. Educare alla vita è qualcosa di molto difficile, perché noi veniamo da una cultura dove una morte è qualcosa che ci porta a pensare che probabilmente avremo un'altra vita più bella. No? Ma il Dio di Kolitz, vedete che già c'è un po' proprio, è una forma di timidezza, quasi una reverenza. È un libro che riesce a dare il senso di quello che è stata Vassaglia e di quella che è stata la rivolta degli ebrei. Perché gli ebrei non tutti si sono lasciati catturare e poi portare nei lager. C'era chi a Varsavia ha resistito, e non solo ha resistito, ma perché non si perdesse la memoria della loro sofferenza, lasciavano biglietti piccolissimi come dei pizzi e dentro le bottiglie, come racconta Josef Rakover, lasciavano questi messaggi nascosti sotto i cadaveri tra le rovine perché non si perdesse la memoria. Molti rabbini naturalmente, siccome tutti i grandi giornali hanno scritto che questo era un falso e non era un racconto vero, temevano i rabbini e molti grandi autori ebrei che questo facesse pensare ai negazionisti che non è mai esistita la sua, quindi che era tutto un falso. Bene, non ho parlato troppo, per arrivare tanto, va bene, insomma. Comunque comincia. E forse mi fermerò a bere perché credo nel sole anche quando non splende. Credo nell'amore anche quando non lo sento. Credo in Dio anche quando tace. Scritta sul muro di una cantina di Colonia, dove alcuni ebrei si nascosero per tutta la durata della guerra. In una delle rovine del ghetto di Varsavia, tra cumuli di pietre carbonizzate e ossa umane, sigillato con cura in una piccola bottiglia, fu trovato il seguente testamento scritto da un ebreo di nome Josef Rakover, nelle ultime ore del ghetto. Varsavia, 28 aprile 1943. Io, Josef, figlio di David Rakover di Tarnopol, discepolo del Rebbe di Ger e discendente dei giusti, dotti e santi delle famiglie Rakover e Meitzes, scrivo queste righe mentre le case del ghetto di Varsavia sono in fiamme e quella dove mi trovo è una delle ultime che ancora non già da alcune ore siamo sottoposti a un cannonaggiamento di grande violenza e il fuoco concentrico sbriciola e distrugge velocemente i muri intorno a me. Non durerà molto e anche la casa in cui mi trovo, come quasi tutte le altre del ghetto, sarà trasformata in una tomba per i suoi difensori e i suoi abitanti. Dai raggi del sole accuminati come lance rossicianti
che penetrano attraverso la finestrella mezzo curata della mia stanza, dalla quale abbiamo sparato al nemico per giorni e notti. Capisco che ormai deve essere sera, poco prima del tramonto. Il sole non sa probabilmente quanto poco mi dispiace non poterlo mai più vedere. Qualcosa di strano è accaduto in noi. Tutti i nostri concetti, i nostri sentimenti sono cambiati. La morte rapida, istantanea, ci appare come una salvezza, una liberazione, la rottura delle catene. Le belve della foresta mi sembrano così amabili e care che è per me un profondo dolore sentir paragonare a belve gli scellerati che dominano l'Europa. Non è vero che Hitler ha in sé qualcosa di bestiale. È un tipico figlio dell'umanità moderna. Ne sono profondamente convinto. È stata l'intera umanità a generarlo e crescerlo, ed egli è il più sincero interprete dei suoi intimi e segreti desideri. In un bosco, dove mi ero nascosto, incontrai di notte un cane malato, famelico, forse anche impazzito con la coda fra le gambe. Entrambi sentivo subito la comunanza, seppure non la somiglianza della nostra condizione. Infatti la condizione dei cani è certo di gran lunga migliore della nostra. Si appoggiò a me, affondò la testa nel mio grembo e mi leccò le mani. Non so se ho mai pianto come in quella notte. Mi gettai al suo collo e scoppiai in singhiozzi come un bambino. Quando affermo che allora invidiavo le bestie, non c'è da stupirsi, ma ciò che provai in quel momento era più invidia che vergogna. Mi vergognavo davanti al cane di non essere un cane, ma un uomo. Tale era il nostro stato d'animo. A questo eravamo giunti. La vita è una disgrazia, la morte è una liberazione. L'uomo è un flagello, la bestia è un ideale. Il giorno è terrore, la notte sollievo. Milioni di persone nel vasto mondo innamorate del giorno, del sole, della luce, non sanno affatto, non hanno alcuna idea di quanta oscurità e sventura ci abbia portato il sole. Si è trasformato in uno strumento nelle mani degli scellerati, che se ne sono serviti come di un riflettore per scoprire le tracce dei fuggiaschi. Quando mi rifugiai nei boschi con mia moglie e i miei figli, erano in tutto sei. La notte, solo la notte, ci nascondeva nel suo grembo, il giorno ci consegnava ai nostri persecutori. Dimenticherò mai il giorno di quella tempesta di fuoco tedesco su migliaia di profughi in cammino da Grodno a Varsavia. Al sorgere del sole si levarono gli aeroplani e per tutta la giornata massacrarono senza tregua. In quell'eccidio venuto dall'aria morirono mia moglie e il piccino di 7 mesi che teneva in braccio. Altri 2 dei 5 figli che mi restavano sparirono quel giorno senza lasciare traccia. Si chiamavano David e Yuda, uno di 4, l'altro di 6 anni. Al tramonto, pochi sopravvissuti proseguirono il loro cammino in direzione di Varsavia, mentre io insieme ai 3 figli che mi erano rimasti mi inoltrai nei boschi e nei campi intorno al luogo del massacro per cercare i bambini. David! Yuda! Per una notte intera le nostre grida, come fossero coltelli, tagliarono il silenzio mortale all'intorno e un eco nel bosco impotente, miserevole, da spezzare il cuore, rispondeva ai nostri richiami con il tono di un lamento funebre. Non vidi mai più i miei 2 bambini, ma in sogno mi fu comandato di non preoccuparmi per loro perché si trovavano nelle mani del Signore del mondo. Gli altri miei 3 figli morirono nel giro di un anno nel ghetto di Varsavia. Roelle, la mia figlioletta di 10 anni, aveva sentito dire che nei bidoni dell'immondizia, al di là del muro del ghetto, si potevano trovare pezzi di pane. Nel ghetto allora si pativa la fame.
e i morti di nebbia giacevano come stracci nelle vie. La gente del ghetto era disposta a morire di qualsiasi morte, ma non di fame. Probabilmente perché mentre tutti i bisogni spirituali di un individuo possono essere annientati da una persecuzione sistematica, la volontà di mangiare è la sola che rimane, persino quando ci si augura la morte. Mi è stato raccontato che un ebreo, mezzo morto di fame, disse a un altro: come sarei felice se potessi morire dopo aver mangiato a sazietà una sola volta, come un uomo. Roelle non mi riferì del suo piano di uscire effettivamente dal ghetto. Un crimine punito con la morte, e insieme a una sua compagna, una ragazzina della stessa età, si incamminò per quella via pericolosa. Uscì di casa a notte fonda, ma il sorgere del sole fu notata con la sua compagna fuori dai cancelli del ghetto. Le guardie naziste del ghetto, insieme a decine di complici polacchi, si misero subito all'inseguimento delle bambine ebree che avevano osato cercare pezzi di pane in un bidone dell'immondizia per non morire di fame. Chi assistette a quella caccia all'uomo non credeva ai propri occhi. Persino nel ghetto era una novità. Si sarebbe potuto pensare che stessero inseguendo pericolosi criminali in fuga. Decine di scellerati si lanciarono come presi da furia omicida all'inseguimento di due bambine di 10 anni affamate, che non ressero a lungo la prova. Una di loro, mia figlia, esaurite le ultime forze correndo, cadde a terra sfinita. I nazisti le sfondarono la testa. L'altra si salvò dalle loro mani, ma 2 settimane dopo impazzì, morì. Il quinto figlio di Yanker, un ragazzino di 13 anni, morì di tubercolosi il giorno del suo bar mitzvah. La morte fu per lui una liberazione. L'ultima mia figlia, Ave, di 15 anni, fu uccisa in un rastrellamento di bambini cominciato all'alba dell'ultimo Rosh Hashanah e conclusosi al calare del sole. Quel giorno, dopo il tramonto, centinaia di famiglie ebree persero i loro figli. E ora è giunto il mio momento, e come Giobbe posso dire di me, e non sono il solo, potevo dire, che torno nudo alla terra, nudo, come il giorno della mia nascita. Ho 43 anni, e se guardo indietro, al passato, posso affermare con la sicurezza che a un uomo è dato avere di sé, che ho vissuto con onestà e ho amato Dio con tutto il cuore. Un tempo egli benedisse la mia vita con la prosperità, ma la prosperità non mi rese superbo. Seguendo il consiglio del mio Rebbe, rinunciai ai diritti di proprietà sul mio cospicuo patrimonio, così se qualcuno avesse ceduto alla tentazione di derubarmi non avrebbe commesso un crimine, ma goduto di beni senza proprietario. La mia casa era aperta a ogni bisogno ed ero felice quando potevo fare del bene a qualcuno. Servivo Dio con ardore e non gli chiedevo altro che il permesso di continuare a servirlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Non posso dire, dopo aver assistito a tanto, che il mio rapporto con Dio non sia cambiato, ma posso affermare con assoluta certezza che la mia fede in Lui non è cambiata minimamente. Prima, quando vivevo nel benessere, avevo con Lui il rapporto che si ha con un instancabile benefattore e nei Suoi confronti rimanevo sempre in debito. Ora, quello che ho con Lui è il rapporto con uno che anche a me deve qualcosa, che mi deve molto. E poiché sento che anche lui è in debito con me, credo di avere il diritto di esigere ciò che mi spetta. Io però non dico, come Giobbe, che Dio deve puntare il dito sul mio peccato per indicarmi il motivo di ciò che mi accade. Persone più dotte e migliori di me sono fermamente convinte che ora non si tratti più di un castigo per i peccati, ma che il mondo sia in una condizione affatto particolare, un periodo di occultamento del
volto divino. Dio ha nascosto il suo volto al mondo e in questo modo ha consegnato gli uomini ai loro istinti selvaggi. Ritengo quindi assai naturale, purtroppo, che quando la furia degli istinti domina il mondo, chi rappresenta la santità e la purezza debba essere la prima vittima. Questo pensiero non mi è forse di grande conforto, ma poiché il destino del nostro popolo è stabilito in base a un calcolo non terreno, materiale, fisico, ma ultraterreno, spirituale e divino, chi crede deve considerare questi avvenimenti parte di un grande disegno di Dio, davanti al quale le tragedie umane hanno poca importanza. Ciò non significa, però, che gli animi devoti del mio popolo debbano accogliere il verdetto e dire che Dio e il suo operato sono giusti. Dire che meritiamo i colpi che abbiamo ricevuto è una bestemmia, una profanazione del nome ineffabile di ebreo, ed equivale in tutto e per tutto a profanare il nome ineffabile di Dio, perché denigrando se stessi si bestemmia Dio. In una simile condizione, ovvio, non aspetto miracoli, non chiedo al mio Dio di avere pietà di me. Mi tratti pure con la stessa indifferenza del suo volto nascosto che ha usato con milioni di persone del suo popolo. Non sono un'eccezione e non mi aspetto un trattamento di favore. Non tenterò più di salvarmi né fuggirò più di qui. Allieverò la fatica al fuoco inzuppando i miei vestiti di benzina. Ne ho ancora a disposizione 3 bottiglie, dopo averne rovesciate 2 decine addosso ai carnefici. È stato un grande momento della mia vita. E ho riso selvaggiamente. Mai avrei immaginato che la morte di esseri umani, seppure nemici e nemici di tale fatta, potesse rendermi tanto felice. Gli insani spiriti umanitari dicano pure quello che vogliono, ma la vendetta è stata e rimarrà sempre l'ultimo mezzo di lotta e la massima soddisfazione interiore per gli oppressi. Finora non avevo mai compreso esattamente quel passo della Gemara in cui si dice che la vendetta è sacra, poiché è menzionata tra 2 nomi di Dio, infatti è scritto Dio delle vendette, Signore. Ora lo capisco, ora lo vivo e ora so perché il mio cuore esulta quando rammento che già da migliaia di anni chiamiamo il nostro creatore Dio della vendetta, Dio delle vendette, Signore. E ora che sono in grado di vedere la vita, il mondo, da una prospettiva particolarmente chiara, concessa solo di rare occasioni a un uomo un punto di morte, mi sembra che vi sia una strana ma significativa differenza tra il nostro Dio e il Dio venerato dai popoli di Europa, perché il nostro Dio sia il Dio della vendetta, della nostra legge, abbondino le minacce di morte per le più piccole colpe, tuttavia si racconta nel Gemara che era sufficiente che il Sinedrio, il più alto tribunale del nostro popolo, quando era libero nella sua terra, pronunciasse una sola condanna a morte in 70 anni. Perché si potesse gridare ai giudici assassini. Il Dio dei popoli invece, che viene chiamato Dio d'amore, ha comandato di amare ogni essere creato a sua immagine, ma nel suo nome veniamo assassinati senza pietà giorno dopo giorno da 2000 anni. Sì, ho parlato di vendetta. Solo in rare occasioni abbiamo potuto compiere un'autentica vendetta. Ma quando ciò è avvenuto, la cosa ci ha riempiti di un'ebbrezza, di un'esaltazione indicibile. Ho provato una soddisfazione così profonda, una gioia così violenta, che mi è sembrato iniziasse per me una vita del tutto nuova. Un carro armato
irruppe all'improvviso nella nostra via vessagliata da ogni postazione all'intorno con bottiglie incendiarie che tuttavia mancarono il bersaglio e proseguì la sua strada. Io e i compagni che avevano accanto, che avevo accanto, aspettavamo che passasse proprio sotto di noi. Quindi lo attaccammo di sorpresa alla finestra murata a metà. Il carro prese subito fuoco e sei nazisti, avvolti dalle fiamme, si precipitarono fuori dall'abitacolo. Se bruciavano, bruciavano come gli ebrei che avevano incenerito, ma urlavano molto di più di loro. Gli ebrei non gridano, accolgono la morte come una liberazione. Il ghetto di Versailles muore combattendo, muore sparando, lottando, bruciando, ma non gridando. Devo bere. Spero di non tossire. Ho a disposizione ancora 3 bottiglie di benzina che mi sono preziose come il vino per l'ubriacone. Quando ne avrò buttata una su di me, vi introdurrò i fogli su cui sto scrivendo queste righe e le nasconderò tra i mattoni della finestrella di questa stanza. Se un giorno qualcuno dovesse provare a leggere, potrà forse capire cosa ha provato un ebreo, uno tra milioni, che è morto abbandonato dal Dio nel quale credeva così fermamente. Le altre 2 bottiglie le farò esplodere sulla testa degli scellerati quando verranno i miei ultimi istanti. 12 uomini eravamo in questa stanza all'inizio dell'insurrezione. Per 9 giorni abbiamo combattuto contro il nemico. I miei 11 compagni sono caduti tutti, sono morti silenziosamente. Persino il piccolo avrà avuto 5 anni e solo Dio sa come fosse arrivato qui. Ora giace morto vicino a me. Con un sorriso appena abbozzato sul volto di quelli che appaiono sul viso dei bambini addormentati quando sognano, persino lui è morto con la stessa calma sublime dei suoi compagni adulti. È accaduto questa mattina, quando la maggior parte di noi ormai non viveva più. Il bambino si è arrampicato sul cumulo di morti per dare un'occhiata fuori attraverso la finestrella murata a metà. È restato alcuni minuti così accanto a me, poi improvvisamente è caduto all'indietro rotolando giù dai corpi degli uccisi ed è rimasto immobile come una pietra. Sulla sua piccola fronte, pallida, tra 2 ciocche di capelli neri, si vedeva una macchia di sangue. Un proiettile l'aveva colpito la testa. Fino a ieri mattina, quando il nemico al sorgere del sole ha sottoposto a un fuoco concentrico la nostra posizione, una delle ultime nel ghetto, erano ancora tutti vivi. Eppure 5 erano feriti, continuavano ugualmente a combattere. Tra ieri e oggi sono morti tutti, sono caduti uno dopo l'altro, uno sull'altro, senza mai lasciare il posto di guardia, sparando finché non sono stati uccisi. Oltre alle bottiglie di benzina rimaste, non ho più munizioni. Dai 3 piani superiori sparano ancora intensamente, ma non possono più mandarmi alcun aiuto, perché a quanto pare le scale sono state distrutte dalle cannonate e credo che l'edificio sia al punto di crollare. Scrivo queste righe con la faccia al suolo. Intorno a me giacciono i miei compagni morti. Guardo i loro volti e mi sembra che si alleggi una tranquilla, una divertita ironia, quasi mi dicessero: pazienta, ancora un po', stolto uomo, tra pochi istanti tutto sarà chiaro, anche a te.
Questa divertita ironia spicca, in particolare sul viso del bambino che giace come addormentato vicino alla mia mano destra. La sua piccola bocca è atteggiata al sorriso, proprio come se ridesse. E io, che sono ancora vivo e sento e penso ancora come un uomo di carne e sangue, ho l'impressione che ride di me, con quel viso calmo, ma eloquente e sottile, così tipico delle persone molto sagge, quando parlano di sapienza con chi non sa nulla, ma crede di sapere tutto. Il bambino sa già tutto, tutto, di ormai chiaro, sa persino per quale ragione è nato, dovendo poi morire così presto, e perché è morto a soli 5 anni dalla nascita. Ma se anche lo si ignora, sa perlomeno che la questione è del tutto irrilevante e priva di significato dinanzi allo splendore con cui si manifesta la gloria divina. In quel mondo migliore dove ora si trova forse tra le braccia dei suoi genitori assassinati ai quali ha fatto ritorno. Qualche ora, e lo saprò anch'io, se il mio volto non sarà sfigurato dal fuoco, forse mi emergerà lo stesso sorriso dopo la mia morte. Intanto però sono ancora vivo e al mio Dio. Prima di morire voglio parlare come un vivo, come un semplice uomo che vive e ha avuto il grande ma disgraziato onore di essere ebreo. Sono fiero di essere ebreo, non malgrado il trattamento che il mondo ci riserva, ma proprio a causa di questo trattamento. Mi vergognerei di appartenere ai popoli che hanno generato e cresciuto gli scellerati responsabili dei crimini compiuti contro di noi. Sono fiero del mio essere ebreo, perché essere ebreo è un'arte, perché essere ebreo è difficile. Non è un'arte essere inglese, americano o francese. È forse più facile, più comodo essere uno di loro, ma certo non è più onorevole, sì. È un onore essere ebreo. Ritengo che essere ebreo significhi essere un combattente, uno che nuota senza tregua contro una sordida, malvagia corrente umana. L'ebreo è un eroe, è un martire, un santo. Voi nemici che dite che siamo spregevoli, io credo che siamo migliori e più nobili di voi. Ma anche se fossimo peggiori, mi sarebbe piaciuto vedervi al nostro posto. Sono felice di appartenere al mio infelice, al più infelice di tutti i popoli della terra, la cui legge rappresenta il grado più alto e più bello di tutti gli statuti e le morali. Adesso questa legge è resa ancora più santa ed eterna dal fatto di essere così violata e profanata dai nemici di Dio. Penso che essere ebreo sia una virtù innata, si nasce ebrei così come si nasce artisti. Non ci si può liberare dall'essere ebrei. È stata una qualità divina insita in noi ad aver fatto di noi un popolo eletto. Chi non lo comprende non capirà mai il significato più alto del nostro martirologio. Non vi è cosa più intatta di un cuore spezzato, ha detto una volta un grande rabbino, e non vi è popolo più eletto di uno sempre colpito. Anche se non credessi che un tempo Dio ci abbia destinati a diventare popolo eletto, crederei che ci abbiano resi eletti le nostre sciagure. Credo nel Dio di Israele anche se ha fatto di tutto perché non credessi in Lui. Credo nelle sue leggi anche se non posso giustificare i suoi atti. Il mio rapporto con Lui non è più quello di uno schiavo verso il suo padrone, ma di un discepolo verso il suo maestro. Chino la testa dinanzi alla sua grandezza, ma non bacerò la verga con cui mi percuote. Io lo amo, ma amo di più la sua legge e continuerei a osservarla anche se perdessi la mia fiducia in lui. Dio significa religione, ma la sua legge rappresenta un modello di vita. Quanto più moriamo in nome di quel modello di vita, tanto più esso diventa immortale. Perciò concedimi, Dio, prima di morire, ora, che in me non vi è traccia di paura e la mia condizione è assoluta, calma interiore, sicurezza di chiederti ragione per l'ultima volta nella vita.
Tu dici che abbiamo peccato, di certo è così, che perciò veniamo puniti, posso capire anche questo. Voglio però sapere da te, esiste al mondo una colpa che meriti un castigo come quello che ci è stato inflitto? Tu dici che ripagherai i nostri nemici con la stessa moneta, sono convinto che li ripagherai, e senza pietà, anche di questo non dubito. Voglio però sapere da te, esiste al mondo una punizione che possa far espiare il crimine commesso contro di noi? Tu dici che ora non si tratta di colpa e punizione, ma che hai nascosto il tuo volto abbandonando gli uomini ai loro istinti. Ti voglio chiedere, Dio, e questa domanda brucia dentro di me come un fuoco divorante, che cosa ancora sì? Che cosa ancora deve accadere perché tu mostri nuovamente il tuo volto al mondo? Ti voglio dire in modo chiaro e aperto che ora, più che in qualsiasi trattato precedente del nostro infinito cammino di tormenti, noi torturati, disonorati, soffocati, noi sepolti vivi, bruciati vivi, noi oltraggiati, scherniti, derisi, noi massacrati a milioni, abbiamo il diritto di sapere dove si trovano i confini della tua pazienza. È qualcosa ancora che voglio dire. Non tendere troppo la corda, perché non sia mai potrebbe spezzarsi. La prova cui tu ci hai sottoposti è così ardua, così insostenibilmente ardua, che tu devi, tu hai l'obbligo di perdonare quanti nel tuo popolo si sono allontanati da te nella loro disgrazia, nella loro indignazione. Perdona quelli che si sono allontanati da te nella loro disgrazia, ma anche quanti nel tuo popolo sono allontanati da te nella loro fortuna. Hai trasformato la nostra esistenza in una lotta così orribile e infinita che i vigliacchi tra noi hanno per forza cercato di evitarla, di fuggirla ovunque potessero. Non li punire per questo, i vigliacchi non puniscono, i vigliacchi si compatiscono, e di loro più che di noi abbi misericordia, Dio. Perdona quelli che hanno bestemmiato il tuo nome e che sono andati a servire altri dei, che sono diventati indifferenti verso di te. Tu li hai percossi a tal punto che non credono più che tu sia loro padre, che ci sia comunque un padre per loro. Quanto a me, ti dico queste parole perché io credo in te, perché credo in te più che mai, perché ora so che sei il mio Dio, perché di certo non sei, no, non puoi essere il Dio di quanti con le loro azioni hanno dato la prova più atroce di impietà in armi. Se non sei il mio Dio, di chi sei allora il Dio? Il Dio degli assassini? Se quelli che ci odiano, che ci massacrano, sono uomini delle penne, dei malvagi, che cosa sono io allora, se non colui che rappresenta una scintilla della tua luce, della tua bontà? Non ti posso lodare per le azioni che toveri, ma ti benedico e ti lodo per la tua stessa esistenza, per la tua terribile maestà. Deve essere il mare, e persino quanto accade ora non lascia in te un'impressione decisiva, ma proprio perché tu sei così grande e io così piccolo, ti chiedo, ti avverto nel tuo stesso nome, cessa di esaltare la tua grandezza lasciando colpire gli innocenti. Non ti chiedo neanche di annientare i colpevoli, che nella logica inesorabile degli avvenimenti alla fine si annientino da soli, poiché con la nostra morte è stata uccisa la coscienza del mondo, poiché il mondo è stato assassinato con l'assassinio di Israele. Il mondo sarà divorato dalla propria scelleratezza, sarà affogato nel suo stesso sangue. Gli assassini si sono già condannati da sé e a quella sentenza non potranno più sottrarsi. Tu però pronuncia una sentenza doppiamente severa su quanti tacciano dell'assassinio, su quanti condannano il massacro a parole, ma se gioiscono in cuor loro, su quanti pensano nel loro cuore immondo, il tiranno è crudele, bisogna riconoscerlo,
ma ci fa un piccolo favore del quale gli saremo sempre riconoscenti. Nella tua legge è scritto che un ladro deve essere punito con maggiore severità di un rapinatore, benché il ladro non aggredisca fisicamente la sua vittima, ma si limiti a tentare di sottrarle ciò che possiede. Poiché il rapinatore assale la sua vittima alla luce del giorno, dimostra di non temere né gli uomini né Dio. Il ladro invece ha timore degli uomini, ma non di Dio, e perciò la sua punizione sarà più severa di quella del rapinatore. Non mi importerebbe se tu trattassi gli assassini come rapinatori, perché il loro atteggiamento verso di te e verso di noi è lo stesso e non fanno mistero del loro assassinio e del loro delitto. Ma quanti tacciono dell'assassinio, quanti non hanno timore di te, ma si preoccupano di ciò che dirà la gente, stolti, non sanno che la gente non dirà nulla. Quanti esprimono la loro simpatia per chi affoga, ma non muovono un dito per salvarlo, costoro, costoro, ti scongiuro Dio, puniscili come fossero ladri. La morte non può aspettare oltre, io devo finire di scrivere. Dai piani superiori gli spari si fanno ogni istante più isolati, cadono adesso gli ultimi difensori di questa postazione e con loro cade e muore la grande, bella, devota vassalla ebraica. Il sole ormai è il tramonto e ringrazio Dio che non dovrò rivederlo mai più. Il bagliore degli incendi penetra dalla finestrella e nel frattempo il cielo davanti a me è rosso e crespato come una cascata di sangue. Tra un'ora al massimo sarò con la mia famiglia e con milioni di altri uccisi del mio popolo. In quel mondo migliore, in cui non vi sono più dubbi e Dio è l'unico pietoso sovrano. Muoio tranquillo, ma non appagato, colpito, ma non asservito, amareggiato, ma non deluso, credente, ma non supplice, colmo d'amore per Dio, ma senza rispondergli ciecamente, amen. Io l'ho seguito anche quando mi ha allontanato da sé. Ho fatto la sua volontà persino quando mi ha colpito, per questo l'ho amato. E ho continuato ad amarlo anche quando mi ha umiliato, oltre ogni dire, quando mi ha torturato a morte, quando mi ha esposto alla vergogna e allo scherno. Il mio rebbe soleva raccontarmi la storia di un ebreo che era sfuggito con la moglie e il figlio dall'inquisizione spagnola e con una piccola barca sul mare in tempesta aveva raggiunto un'isoletta rocciosa. Cadde un fulmine e uccise sua moglie. Venne una tempesta e gettò suo figlio in mare. Solo e derelitto, nudo e scalzo, tremato dalle tempeste e atterrito dai tuoni e dai fulmini, con i capelli arruffati, le mani tese a Dio ebreo, proseguì il suo cammino sull'isola rocciosa e deserta e si rivolse al suo creatore con queste parole. Dio di Israele, sono fuggito qui per poterti servire indisturbato, per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo nome. Tu però fai di tutto perché io non credo in te. Ma se con queste prove pensi di riuscire ad allontanarmi dalla giusta via, ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi togliere ciò che di più prezioso e caro posseggo al mondo, mi puoi torturare a morte, io crederò sempre in te, sempre ti amerò, sempre sfidando la tua stessa volontà. E queste sono anche le mie ultime parole per te, mio Dio, colmo di ira. Non ti servirà a nulla. Hai fatto di tutto perché non avessi più fiducia in te, perché non credessi più in te. Io invece muoio così come ho vissuto, pervaso di una incrollabile fede in te. Sia lodato in eterno il Dio dei morti, il Dio della vendetta, della verità e della giustizia, che presto mostrerà di nuovo il suo volto al mondo e ne scuoterà le fondamenta con la sua voce onnipotente. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio,
il Signore è uno. Nella tua mano, Signore, affido il mio spirito. Volete passare un po' sopra certe incertezze, ma di solito non mi emoziona, non so come mai qui ci sono stati dei momenti che mi sono emozionato io, magari buono. Se è stato lungo? No. In fondo è a pagina 29, ma sono appena 18 pagine. No, avete sentito il crescendo di questa lettura e alla fine questo l'apice, no? Questa professione di fede che fa il protagonista, nonostante questa requisitoria, questo dialogo così sofferto con il suo vino. È un dialogo, è un vero e proprio dialogo, ovvero un monologo, però di un ebreo che parla con Dio, cioè non implora solamente pietà, è uno che anche si arrabbia, no? Che si ribella a quello che gli succede. E in questo senso c'è la cifra, no? Dell'ebraismo, della cultura ebraica, non è totalmente distante dal cristianesimo. È per questo che, come dice giustamente Gianni, in questo libro questo libro è veramente importante, no? Per capire. Importante anche la parte che viene raccontata di come la parte che viene dopo, che è invece questo giornalista scrittore che insegue l'autore, perché l'autore gli ha detto: guarda che io non sono mai stato a Rossania, non ho mai fatto parte della resistenza ebraica, ma ho vissuto e ho vissuto tutto. Lui è, appunto, vi dicevo che è lituano, ma è un giornalista con una potenza e con una volontà tale che poi vince anche dei premi nel 93 con dei film, ma è la costruzione, è appunto, come vi dicevo, questo finale, cioè dove il rimprovero a Dio credo che sia una cosa che fa parte solo della storia degli ebrei. Come lui scrive. Se avete domande, noi siamo pronti tutti e due a rispondervi. Perché non è facile fare delle domande dopo questa lettura. Io non ho una domanda, ma avrei un paragone. Perché quello che lei ha detto è molto interessante. E ho ritrovato molto Giobbe, soprattutto nell'ultima parte. Mentre nel chiedere a Dio cose e magari non ricevere risposta, troviamo più magari la figura di Giona, questo profeta che lascia Dio che domanda e lui che non risponde. Però mi chiedevo da dove si può ricavare il paragone che nella religione magari cattolica non ci sia questa sgridare, questo richiedere a Dio, magari chiedere ragione del perché sia così, nasce così, insomma, i suoi fedeli, perché io in realtà ritrovo in questo sia quello che dice Santa Caterina da Siena, quando dice a Gesù: tratti del male i tuoi amici, e ritrovo però anche Santa Teresa d'Avila. E quindi mi chiedevo se c'erano altri paragoni che l'hanno fatta propendere per questa visione così lontana di questo Dio che nei momenti di maggior sofferenza dell'umanità è così lontano. Sì. Ha creato un paragone, perché io in realtà ho trovato una consonanza. Allora, io condivido pienamente
paragoni con Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina sono molto, molto, molto giusti. Quello che trascina la religione, c'è questo rapporto diverso di idea dove gli ebrei in fondo si immolano alla morte, così forse nella nostra idea cristiana durante le persecuzioni dei cristiani anche i cristiani andavano alla morte pregando in silenzio, forse perché la radice è sempre quella, cioè non è che scappiamo. Ci sono vari modi di osservare, di essere osservanti. Credo che comunque è difficile trovare qualcuno, non so se San Paolo, non mi ricordo, ma ci sono pochi che si rivolgono direttamente a Dio rimproverandolo. Cioè al massimo quello dei Vangeli può essere quello dove Cristo in croce dice Dio, ma perché mi hai abbandonato? Cioè è una domanda di abbandono, non come dice, ma io ti amo. È veramente una storia di amore infinito, quella che lui descrive, con questa scelta di morte che poi quello che è importante è che è una morte falsa, che è una morte inventata. Ma sicuramente, probabilmente in tutti questi bottiglie, con questi messaggi che hanno lasciato, troveremo qualcosa di straordinario. Basterebbe pensare al diario di Anna Frank, dove c'è lo stesso una testimonianza. Interessa poco che sia inventato e che sia anche raccontato e migliorato adesso, perché molte delle cose scritte qui sono state nel tempo, perché lui l'ha scritto come racconto in un giornale in Argentina. E quindi probabilmente molti che l'hanno letto, l'hanno rivisto, tradotto, poi tradotto il Gidis, dal Gidis all'inglese, al francese, chissà che cosa passa nel traduttore. Quello che è importante è lo spirito che ho tentato di comunicarvi, e che secondo me è questo spirito, e che allo stesso tempo, cioè l'emozione che io ho avuto quando lui racconta del bambino, non è tanto nell'idea pietosa del bambino, è proprio del bambino eroe, del bambino che sorride. Non so, queste sono veramente molto personali, probabilmente sono io, ma non voglio influenzarvi. Quello che mi interessa è se vi ha influenzato l'autore. Io devo dire che l'ho letto senza sapere, ho letto la lettera senza sapere del fatto che fosse stata scritta da qualcun altro. Sono buttata nella lettura senza sapere niente. E quando ho saputo che era stata scritta invece da una terza persona, probabilmente ci sono rimasta male come quelli che si erano rimasti male prima, cioè non voglio sicuramente, però ci sono rimasta malissimo, cioè nel senso mi sono arrabbiata, cioè col fatto di sapere che era una cosa inventata da qualcun altro, per come l'ho letta, per come l'ho sentita, mi ha dato una rabbia atroce, il fatto di che qualcuno sia riuscito in maniera così, come posso dire, limpida, senza nessun tipo di cosa, a provocare una tale reazione per sapere che invece non era vera. Ci sono rimasta veramente molto, molto colpita. E quando mi ha detto, guarda che non mi ricordo, ma come? Cioè io veramente, cioè, ho fatto come gli altri, ho fatto fatica a cercare di credere. E anche nella lettura, il fatto prima di sapere che non era scritta da una persona che in realtà era veramente in quella situazione, in quel punto di morte, a parte che ammetto la mia ignoranza, nei tutti i cicli di scuola che ho fatto sono arrivata al massimo agli albori della prima guerra mondiale, quindi tutta quella che è la storia moderna per me è un buco nero, e quindi per quello che riguarda quello che è capitato a Versailles mi sono andata a documentare, volevo capire quello che è successo, il perché e per come, facendomi un attimo idea, pensare a una persona in quelle condizioni con tutto quello che gli era capitato, e perdi la moglie in quel modo, gli altri figli in quel modo, e fai la fame, e fai con tutte le cose così, il fatto di riuscire a rimanere lucidamente ancorato a delle certezze di quel genere per me è strabiliante. Sì,
per me è strabiliante, cioè vuol dire una cioè un proprio coriaceo fino all'esaurimento. Cioè ti pugnalo, eppure tu no, ammetti al limite di non voler, di poter non credere in Dio, ma di continuare a credere nella sua legge, per non bestemmiare contro Dio. Cioè io non ho parole, io davvero non ho parole. Bellissimo quello che dice, perché effettivamente è questo il punto, lui è il momento più alto, quando appunto si solleva la rabbia, gli dice guarda, anche se tu non ci fossi, io credo nelle leggi che tu. Infatti. È proprio questo il punto. Ed è questo che diventa importantissimo. E io, quando dicevo prima che volevo che lei era d'accordo, è un'educazione di vita. Anche questa cosa che fa, che quando poi andando avanti si legge come questo autore va, lo trova, sì, lo cerca, sì, lo insegue. Lui fugge ma poi ritorna, cioè è qualcosa che fa parte però della storia, anche della vendetta degli ebrei, perché la vendetta c'è stata in realtà, perché come si chiamava questo? Wiesenthal, che inseguiva e li ha inseguiti soprattutto in Argentina, cioè, e poi riescono a prendere Eichmann con un sotterfugio, ma rischiando tantissimo, quindi questo spirito continua ad esserci dentro di loro, cioè prendono e vogliono punire e quindi vogliono vendicarsi, come dice lui quando li vede nella sua idea infiammati, cioè questi corpi pieni di fuoco, sì, no? Questo secondo me è dantesco, è importante perché il viaggio che lui propone è molto vicino, visto che siamo sempre lì, a Dante. È un'opera talmente bella perché anche iperrealista, no? Diciamo, queste descrizioni, no? Questi combattimenti, no? del crollo del ghetto di Varsavia che aveva resistito. Il fatto che il ghetto di Varsavia abbia resistito è un fatto storico, documentato. E anche degli ebrei che morivano di media lungo le strade, lo si vede anche in tanti filmati, dell'epoca. Anche in tanti film, come sì, pianista, lì l'immagine, certo, è chiarissima su quelle cose lì. Sì, ma proprio sul fatto di percorrere le strade. E questo è importante, come il cinema riesce a darci la storia del tempo, il tempo. Il tempo è importante, però è dentro questo testo di questo autore che riesce a dare queste immagini. E sono immagini quasi in una sceneggiatura. Lui non sanno, è una sceneggiatura cinematografica, perché lui non salta mai, i racconti che fa sono brevi ma talmente pieni di immagini incisive che accompagnano, non è, per questo dico che si può leggere, perché ciascuno con la propria esperienza, con la propria esperienza visiva può inventare un'altra storia che è sempre la sua, però, perché costringe. Questo senso. Quindi è una forma letteraria altissima, in 18 pagine, ho detto 29. Non avete domande? Ma io volevo dire che il fatto del falso, questo mi ha colpito parecchio, perché ho pensato a lei che dà una spiegazione, fa una cronistoria del racconto prima, no? Di leggerlo, ho pensato perché non l'ha fatto dopo, e ho pensato poi alla fine che alla fine sarebbe stato disonesto dire è piaciuto, beh è tutto finto, no? E io penso che ci sono comunque delle, se possono chiamare anche delle, quasi delle convenzioni letterarie, ci sono degli espedienti, un espediente molto diffuso questo del falso. La sua parte Michele Serra che ha fatto i 44 falsi d'autore, però abbiamo per esempio i Promessi Sposi, si basa su un presunto anonimo, certo, anche Cervantes con il Don Quixote, manoscritto fatto in una bottiglia, ma ce ne sono tantissimi che prendono, cioè, e lì dipende dall'intenzione dell'autore, secondo me, se vuol dare ad intendere al lettore
che è tutto vero, oppure se ritiene il lettore complice nel strizza l'occhio, come dire, sì, io dico che l'ho trovato così, però insomma, sappiamo benissimo che poi può essere vero o no. Quello che è importante è l'opera letteraria, in questo senso, oltre ad essere un'opera letteraria, è un'opera morale. E questa, la sua forza è questa. Adesso io non so se lui lo ha specificato già da subito, che appunto non era un documento originale ritrovato. Si fa anche fatica a crederlo, adesso si può dire, beh, che lo sai, di poi, adesso che lo sai, però è scritto in modo così, è difficile pensare che sotto un bombardamento uno possa avere una prosa del genere, qualche essere risistemata dopo, per carità. E quindi, non so, capisco il suo risentimento nello scoprire che questo non è vero, ma se è anche vero che l'autore da subito l'ha specificato, non so se l'ha detto tempo dopo, molto tempo dopo, se ha lasciato che... Lui lo dice questo perché si forma una storia parallela, cioè quando questo, come si chiama, io per i nomi già oggi, Beatrice non ferma, e Paul Bell, lui cerca, perché cioè, è giunta la voce che questo è un falso, ma tuttora non è neanche lui che scrive, perché ci sono molte pagine dopo che hai contato le altre pagine di ma questo racconto, questa ricerca diventa l'altra parte, che appunto diventa una narrazione, un'indagine che fa questo autore, ed è altrettanto affascinante, solo che non ha la potenza di questo quando racconta queste morti, quando racconta di suoi figli nel bosco, e che le immagini che dà poetiche sono immagini terribili. Io non ho voluto enfatizzarle perché sono forti di per sé, e ho voluto dire appunto prima che era un falso, proprio perché secondo me è il modo giusto per irretire l'auditorium. Cioè, lei l'ha dovuto scoprire, per cui si è ancora più arrabbiata, ma dirlo prima e dire è tutto inventato, però in realtà questo signore, questo che ha scritto, è uno dei fondatori di Israele. Cioè questo, come tutti gli ebrei, perché fanno viaggi, lui parte dalla Lituania, arriva anche a Firenze, cioè si muove in Italia, viaggia finché decide, arriva in Argentina e fa il giornalista in Argentina. Questa Argentina, questo Sud America, mi rimane qua, perché non capisco come parallelamente queste due realtà, i nazisti e gli ebrei, si ritrovano in Sud America in posizioni diverse. I nazisti riescono a far nascere dittatura su dittatura, e riescono non solo ad essere loro i torturatori, perché c'è chi appunto aveva letto sulla Repubblica, sembrava che qualcuno avesse letto su Repubblica, questo personaggio che credo avesse quanti anni aveva? 85-88 anni, che era il torturatore di Pinochet, era lì tranquillo, cioè c'è questa scissione che sembrano quasi appunto, come dice Svesi, c'è questo rapporto, questi sono stati mandati da Dio perché ci distrugga, no? Ma come mai Dio gli dà questo potere? Questa possibilità di uccidere, anche questo era un racconto a Kiev, dove questi ucraini che collaboravano con i nazisti sono poi stati processati ma liberati.
ultimamente. Io volevo dire come sono arrivato a credere all'importanza della storia della Shoah e degli ebrei e quasi sentirmi continuamente coinvolto. Ho fatto il paragone e ho messo in scena l'istruttoria di Peter Weiss, che è il racconto del processo, dove le testimonianze sono anche degli ebrei che hanno collaborato, che hanno partecipato, che erano i famosi, come si chiamano, c'erano le donne e gli uomini, insomma, il collaboratore, come i capo. Cioè, è questo che diventa importantissimo per questo testo, perché sono 18 pagine, ma che possono diventare migliaia di pagine. Riesce ad essere fortemente universale. Noi stiamo vivendo in quest'epoca delle situazioni dove ci sono degli allarmi che dovremmo stare molto attenti, non superficializzare. Perché anche loro avevano visto questa presenza in maniera molto superficiale. Ho detto, vabbè, dicevamo oggi a tavola che abbiamo mangiato tantissimo, molto bene. Il rapporto che Charlie Chaplin, nel Grande Dittatore, fa quando lui fa il barbiere, che cerca di comunicare con gli altri, e anche lui stesso non crede che possa esistere il nazismo, e lo vede con quel dramma comico importantissimo, geniale anche quello. Però avrei le altre domande, costringiamo. Va bene, no, io ho due riflessioni. La prima è che il centro di quest'opera ha un discorso teologico, ovviamente. E io sinceramente sono d'accordo con la signora, avrei apprezzato molto di più se l'autore si fosse limitato al discorso teologico, senza dover inventare una cornice, anche perché mi viene da dire cosa c'era da inventare. Cioè, e un qualunque ebreo, cioè un ebreo posto di fronte alla storia, non aveva bisogno di inventare nessuna storia, nessun'altra vicenda per arrivare a delle riflessioni e a parlare con il suo Dio. Quindi io sono stata molto infastidita dal falso, ma sono stata infastidita anche da Bastardi senza gloria di Tarantino, quindi perché non mi piace questa finzione. Ed è una cosa personale. No, è bisogno. Sì. Qualcosa anch'io? Sì. Ecco, direttamente invece dalla signora, io trovo che questo artificio letterario sia eccezionale. No? Perché è molto bello, ma finalmente l'ho fatto apposta che io vedo attraverso. Perché toglie la storia che ci ha raccontato, che ci ha preso così tanto, dai suoi confini di storia individuale. E ne fa invece una riflessione molto più ampia, una riflessione che si può leggere anche in un modo aconfessionale, direi. È una riflessione sul male, sul senso del male. Cosa succede quando Dio nasconde il suo volto? È il sonno della ragione che genera la mostra. Quindi credo che sia una riflessione che interroga ciascuno di noi al di là degli aspetti teologici della religione ebraica. Io trovo che sia di una potenza incredibile. Poi la conclusione finale a me fa venire in mente Anna Frank, quando nonostante tutto ribadisce la sua fiducia nell'uomo, ed è la stessa cosa. C'è il male, un male incredibile che ti tocca, che ti piaga, però poi alla fine lui crede nel suo Dio. Quindi è un messaggio di speranza nonostante tutto. Mi piace una lettura anche aconfessionale, al di là del fascino della cultura e della religione ebraica. Quindi ben venga questo artificio, perché ci dà una chiave di lettura che ci apre a tante altre piste di riflessione. Sarei in vago adesso, c'è qualcun altro che vuole intervenire?
No, meglio di no. È meglio di no. Svi Kolitz è stato smascherato, tra virgolette, da questo Paul Babbe. Voleva rimanere nell'anonimato e far credere a tutti noi che questa era... Cioè, no, lui è stato preso in un vortice. È stato preso in un vortice, mi dispiace. È stato preso in un vortice involontariamente. Perché dopo tutto quello che ha scritto dopo, perché è un regista, è un documentarista, è un giornalista, per cui è un uomo che deve, noi stiamo vivendo con i giornalisti un rapporto sbagliato, perché in realtà i giornalisti hanno il diritto di aggiungere, secondo me, proprio perché, come diceva la signora, è giusto che l'artificio venga espresso. Perché? Perché lui, per esempio, che ha adorato questo film, cos'era? Trova che è un capolavoro. Ah no, ma è un capolavoro come film, no? Sì, ma lei dimostra una cosa, io sto lavorando, lavoravo sullo spettatore. Lei sta dimostrando quanto ci crede. Questa è la cosa, capito? Cioè, lei infastidita e leggerà più volte questo libro e leggerà anche il resto, lo amerà in maniera assoluta ed è evidente. È il fatto che sia un falso. Ma signori, guardate la televisione quotidianamente, vedete tanti falsi, no? Ci sono continuamente, è molto bello quello che ha detto, perché questo invece è un artificio che fa, che apre veramente. Non è soltanto teologico, è molto di più. Se lui non raccontava come i propri figli, cioè lui invece i suoi figli li aveva con lui, ma è una proiezione che molti vivono nei loro, nel mondo, quando vedono come ha visto lui, perché lui ha visto gente ammazzata, presi, portati via, per niente è, e lo troverete, ha fondato Israele, però dove abitava? Non abitava Israele, quindi dimostra la sua personalità. Vive a New York, è passato per il Sud America. Io trovo che questo è universale e che lo ritroveremo spesso dentro, io sono ormai avanti degli anni, ma voi che siete molto più giovani di me lo ritroverete. Quello che mi preoccupa è che lo si ritrovi in maniera diversa ma con gli stessi principi. E quando c'è stato il Cile nessuno credeva che Allende sarebbe stato ucciso, che era stato costretto a suicidarsi, no? per la cattiveria. Ma si dimenticano che Videla era un generale addestrato dai nazisti, che quando loro mandano i desparassido dagli aerei stanno agendo con la mentalità nazista. Quindi c'è qualcosa nell'uomo che veniva e che viene espresso che deve essere assolutamente tenuto presente e noi dobbiamo sempre essere in allarme. Secondo me questo libro ci mette in allarme, non solo perché ci si può, come c'è qualcuno che gira con il Cristo, le Madonne, le bacia, perché c'è subito una deviazione. Lui dice giustamente, questi qua dicono di credere in Dio e che lo fanno per Dio. Cioè non è che dice no, è una cosa da inferno, credono in Satana e esaltano Satana, no. Ma infatti io vorrei proprio brevissimamente dare il punto di vista di un ateo, come sono io, un'opera del genere. Le domande che vengono rivolte a Dio del perché c'è, perché non c'è a volte, perché permette questo, per me, per un ateo sono facilissime da rispondere, perché non esiste un Dio, quindi. Però anche dal punto di vista di ateo agnostico, il senso è quando lui dice, secondo me, io non ti vedo, a volte non ci sei, sei il Dio mio di qualcun altro, non si sa, ma io crederò comunque in te anche se tu. E
Questo vuol dire, secondo me, semplicemente credere nell'uomo. Assolutamente. Non è credere, cioè, per qualcuno è credere in Dio, per me assolutamente no. Sono una persona razionale, insomma, non fino all'eccesso, insomma, però mi spiego tanti fatti con l'inesistenza di Dio, piuttosto che con la sua, cioè, la sua presupposto, il presupposto che ci sia, non spiega, anzi complica ancora di più le cose. Quindi è un inno all'ottimismo, come poteva essere appunto il diario di Anna Frank, che sono questi i miracoli di certe persone che, vedendo la sofferenza atroce, non capendo il perché, perché un perché non c'è, o meglio, il perché nella natura umana, lo stesso ugualmente riescono a non maledire, ma questo per me è il senso, e vale anche per uno come me che non è credente, cioè era credente da piccolo, poi dopo ci ha pensato su. Ma no, vedete, la cosa importante è proprio questo modo di credere. E poi ci sono gli ebrei ortodossi, ci sono forme esasperate, ma anche tutti i diversi così, ordini, dai benedettini ai, noi abbiamo dei riferimenti precisi. Basterebbe appunto leggere Il nome della rosa per capire la differenza, il conflitto esiste, no? Il nome della rosa, ecco, mette in, proprio sono percorsi fondamentali che noi uomini di teatro, di spettacolo, anche di cinema, faccio riferimento a Bastardi senza leggere, se ci avete altre domande, perché mi è piaciuto molto il vostro intervento. No, io volevo fare solo un'ultima considerazione, pensando di quello che aveva detto finora, con cui sono sicuramente d'accordo, e comunque voglio dire il fatto che sia un testo scritto effettivamente dal soggetto che ha vissuto l'esperienza o no, per me è molto rilevante. Cioè, nel senso, per dire che la letteratura è un come se, la letteratura, a mio parere, è funzione, anche quando ascolta i materiali. Ma comunque, voglio dire, quello che viene poi elaborato nel testo è qualcosa che è stato vissuto, è stato sentito, è stato preso dal mondo. E quindi in questo caso è realtà, anche se non è vissuta direttamente in prima persona dall'autore. Quindi per questo che secondo me non ha molto senso di evocativo, perlomeno. È curioso, sì, mi interessa saperlo, però non mi cambia l'approccio che ho al testo, che è di una potenza veramente enorme. E quello che mi lascia e mi fa pensare, al di là di tutte queste considerazioni del rapporto dell'uomo col male, no? Il credere o non credere in Dio, credere nell'uomo, anche invece il paragone che io faccio, io sono cattolica di cultura, no? Di tradizione, insomma. Questo Dio cattolico quanto diverso dal Dio ebraico. Questa cosa che io non conosco, la cultura ebraica, che come dice lei ha una profondità, una vastità enorme, no? Però questo Dio della vendetta è qualcosa lontano dal Dio cattolico dell'amore. E però in questo testo mi ha dato degli spunti di riflessione per riuscire a capire un po' di più forse questo mondo ebraico da queste cose, quel poco che per tutti più che mi ha dato. Il Dio cattolico dell'amore è il Dio cattolico dell'amore adesso, la legge della Bibbia, non è tanto più il Dio cattolico dell'amore, è un Dio vendicativo anche, secondo di quello che legge. Questo concetto della vendetta è un concetto che non sento appartenere molto alla cultura cattolica. No, ma io sono d'accordo con lei, cioè un ateo dirà che è la stessa cosa e sempre il Dio. Ma no, io ho letto anche la Bibbia, voglio dire, la Bibbia, qui si parla di Dio vendicativo, quindi sì, ma certo, dipende dai credi storici. Ma la Bibbia poi sono, cioè, è quello che dei cattolici mi lascia sempre, cioè questi hanno la Torah e hanno delle leggi che possono essere per molti gli ortodossi, poi diciamo, fino all'antipatia, tanto sono chiusi, no? Ma quello che voglio dire è che noi dalla Bibbia passiamo ai Vangeli, e i Vangeli
sono straordinarie. Cioè, il Vangelo insegna e vuole esclusivamente l'amore. Fanno parte della Bibbia, comunque. Certo. Però la Bibbia è più severa, cioè la Bibbia propone come i musulmani, cioè i musulmani dicono, caro mio, hai colpito bene. Questo è il punto. Ma dentro a questo, secondo me, c'è qualcosa che va oltre la parte teologica, che è l'immagine poetica. Non so se sono riuscito a darla. Cioè, c'è la poesia. E questa poesia portata alla prosa, al dialogo, io volevo appunto arrivarci, perché passavo da un'interpretazione, questa idea, poi bisogna vedere se si riesce, questi sono i difetti delle interpretazioni degli attori, ma è riuscire a dare un'idea, ad un certo momento quasi anche monocorde, ma che ha degli sbalzi alti e che va tac nel momento, appunto, come suggeriva Alessandro, lui verso la fine viene dice di tutti i colori, ed è un po', qui devo riconoscere, è Santa Caterina, Santa Teresa d'Avila, se vuoi faccia l'amore col Cristo la mattina e sera, beata lei, però è così, cioè è carnale. Bene. Non so se volete rimanere, rimaniamo fino a tardi, solo io devo tornare a Venezia.